Un buongiorno ai nostri amici, ci siete, mi raccomando, avete sicuramente messo la sveglia. Tanti di voi magari l'hanno fatto davvero perché quello che andremo a vedere non è quella che andremo a vedere non è una partita, ma è la partita. La è nei sedicesimi di finale. Cominciamo a presentarci, non so se ci conoscete, ma comunque in regia c'è Fabian Hartl sotto Tom Ruban e questo ragazzo dal capello, non lo so come, Riccio. Dal capello Riccio è il mio socio, Nicola Biondi. Buongiorno a tutti e buon biliardo a tutti. Buongiorno a tutti. E guardate un po', c'è il Cannibale e Miching, sono questi i rispettivi soprannomi di Andrea Quarta e Michelangelo Aniello. Qua ci sono una vagonata di titoli, da partire dai titoli internazionali per arrivare a quelli italiani, Gianluca. Dunque, fammi contare, le ci promesse, sono 5 campionati del mondo di cui 2 a squadre ed è il mondiale condiviso. Ci sono 3 quanti sembra, europei? Quarta mi sembra 1 o 2, Michelangelo 2 no. Europei, cioè, ce n'è tanti. No, europei ne ha 23, 3. Michelangelo e Andrea 1 sicuramente. Andrea quarta o 4 o 5 ne ha 20 di europei. 4 o 5. Insomma, ragazzi, ce n'è tantissimi. E quindi, insomma, c'è una cosa, c'è una differenza sostanziale in questa partita, che Andrea, questo che tra l'altro titolare della Bianca che va all'Acchito, che Andrea questo Gran Premio lo sa vincere, l'ha vinto. Ad Aniello manca il Gran Premio di Goriziana. Questa è la prima motivazione che mi viene in mente di questa partita. Vediamo un po'. Andrea è il giocatore più titolato in questa manifestazione perché ha vinto il Gran Premio ben 4 volte. Sì, e a Michelangelo manca, non ha mai brillato, cioè non ha mai brillato, fece sicuramente una semifinale nel 2000 che perse da Riccardo Masini, che poi andò a vincere il titolo, quello me lo ricordo bene. E poi non mi ricordo gli altri piazzamenti di rilievo di Aniello non, a questa manifestazione non mi viene in mente che ci siano. Sì, sicuramente sarà arrivato molto vicino, non ha mai colto questo bel Dario del guarda Gobbo. Dario del Gobbo direttamente dal volo Bologna-Parigi con un flying pass acquistato alla modica cifra di 8,99. Ma cosa sono 9 euro di fronte a quanto Aniello commentato dai soci? Ma grande Dario. Stamattina mi ha appena sveglio mi ha scritto e gli ho risposto subito, ho detto ti confermo che diamo quanto Aniello, puoi pagare la wifi in aereo. Assolutamente fantastico Darione. Quindi si guarda la partita dal cielo, il Gebbe, andate a vederlo la pagina. Come si chiama la sua pagina? No, Dario del Gobbo, lui scrive su una testata, gli indipendenti viola, qualcosa del genere. Andate a vedere le sue pagelle perché le pagelle della partita della Fiorentina sono uno spettacolo, come uno spettacolo è questa garuffa di Quarta che apre le sue marcature con una garuffa da 68. Favoloso Andrea Quarta, vediamo se riparte da dove ha lasciato ieri. Ieri ci ha lasciato senza parole Andrea Quarta. Sì, a un certo punto era non solo ingiocabile, non solo inarrivabile, era anche incommentabile. Non sapevamo più cosa dire. Più che cosa dire. Sì, sono andato a memoria, rispondo a Carlo Della Paruta che mi dice nel 2000 vinse Di Santo. Sì, mi ricordo che insomma quel piazzamento di Aniello è stato in concomitanza proprio con la semifinale di Masini. Che non è il 2000 sicuramente... Ci batte lì vicino, ecco. Di Santo in finale con un toscano, Raffaelli, sì, questo. E Quarta ancora dentro, ancora a segno Andrea Quarta, 36 punti anche sulla bricolla, 2 marcature, una da 68 e una da 36. E insomma c'è di peggio, una partenza a razzo dopo una bella esecuzione, perché se pensate questa sequenza è nata da un angolo tirato benissimo peraltro da Michelangelo Aniello, un angolo di prima a ingaruffare. Quarta c'entra 2 tiri perfetti e mette in grossa difficoltà Aniello, che deve cercare questa palla in una posizione davvero difficile da salvare.
Già questa presa di palla è nota di merito, io penso non ci sia una presa tanto migliore, anzi, se avesse attaccato la palla a sponda è uno dei disegni che si ricercano, ma che hanno un punto di palla da uno stile. Doppio. Sì, è tira doppio. Pericoloso però dalla porta questo tiro qui, eh. Se la prende scarsa il pallino non so se lo salva. Ma lui la prende piena. Tre marcature di quarta. No, ma poi il controllo come quella che ha giocato anche questa da stecca alta ieri sera. 68-36-56. Pronti via. Così. 160. Così, appena dopo colazione, sai. Un bel risveglio, eh? Qua Michi deve stare concentrato, a parte che Michelangelo le sequenze di quarta penso che le abbia ben a mente, quindi sa di doverselo aspettare, non di poterselo, di certo. Doverselo aspettare. Di parabola Andrea quarta a cercare di due sponde l'ingresso sulla gialla probabilmente. No, è stato sulla palla. Allora. Si appoggia anche sul pallino con la sua, realizza mamma 28 mia. Punti, fantastico quarta. Caro Andre, poi vieni a trovarci che per vederti giocare così al limite ti diamo due colpi anche all'altra caviglia. Che spettacolo, mamma. Aniello va vicinissimo, bravissimo, a fare Michi. Il super capolavoro, ne realizza solo 16, ma sicuramente una garuffa di qualità. Sono tornate le sequenze, vedi? Le grandi sequenze, le grandi realizzazioni sono tornate. Quindi... qua quarta ha corretto troppo il difetto, a parte che secondo me è stato molto su questa tolleranza che ci ha sparato un missile terraria. E guarda, nonostante abbia tirato un missile, la fa quasi corta, quasi. Sì, ma adesso prende la velocità, abbiamo visto ormai che la mattina è un tantinello più lento e poi prende velocità nella giornata. Al volo di due Michelangelo Aniello. Buona. Ottima direi. Pensavo sfilasse dal pallino. Peccato per Aniello che questo impatto col pallino è praticamente rovinoso, è quasi come una bevuta qualora quarta dovesse realizzare anche questo calcio, ma non sono sicuro che tiri il calcio. Può tirare anche traversino di prima. Io tirerei di prima questa palla. Infatti. Anche perché fai gli stessi virilli, è messa con le mani, fai gli stessi virilli. E quarta già diciamo, fa quelli difficili, figuriamoci quelli un po' più semplici. 40 in tabellone, perfetta la conduzione della battente, due passate un quarto dell'avversaria, questa è da libro di testo. 228 punti realizzati da quarta in 5 marcature, 68 36 56 28 e 40. 2-28-86, c'hanno 10 minuti che gioco. Quasi quasi me li gioco all'8, socio. Eh? Che dici? Questa non te l'avevo mai sentita. Eh? Sai che sono un 20 che Aniello mette in banca, quarta qua gli dà palla in mano, matematico proprio. Non... sicuro. Non la rischia mai non quella gli palla. Non viene neanche in mente di tirarla questa. Anche perché di tre che potrebbe essere una strada, uscendo a destra c'è il pallino. Quindi è piccolissima di tre di calcio tirandola con l'uscita sulla lunga di sinistra. Andre, non mi smentire dove in questa cosa. Dove non c'è guadagno c'è solo rimessa, Andrea. Sì, no. Andre, non mi smentire su questa cosa. No, questa non la puoi tirare, Andrea. Non ci credo. Ah, no, cioè. Che sta fa finta di tirarla. Fa vedere, bacio di misura. Non l'ha tirata neanche. Ma questa non viaggia mica male. Questa non è neanche male come forza. No, se trova sta misura qua mi butto in terra. La tocca. No!
Mamma mia, Andrea Quarta a chiedergliela questa misura, a chiedergliela di tre sponde con una partenza da manicomio. Riesce a tenere poi la traiettoria di misura di questa palla, ci vuole una conoscenza. Ma era anche più piccola da questa parte, perché chiaramente era obbligato da... No, via, dai Gianluca, dai. Mi passa la voglia. Cioè... No, mi viene la voglia. Mi passa la voglia di giocare, è bello commentarlo. Michelangelo prende l'ultimo graffio disponibile di palla. Poi non è soltanto il conoscere la traiettoria, è il conoscere dove battere rispetto a una forza che non usi mai in una delle traiettorie diminuite di forza che sono le più brutte del pianeta. Mamma mia, Andrea Quarta. Poi ci poteva arrivare solo da costo, e quello è il fatto. Ci devi arrivare con quella velocità lì anche per avere speranza di toccarlo, perché se ti parte un pochino più veloce da Birilli, butti giù il Birillo perché ti si chiude, sì, capito? Sì, assolutamente, cioè. Se ti parte male, la valuti male, puoi andare, a parte il fatto che sei tutelato nella forza, cioè sei tutelato, ma guarda che trovarla quella forza lì non è banale dopo sei steccate. Ora, aiutato da sei steccate sempre a punti, sì. Però Nico, diciamo quello che vuoi, aiutato dalle palle, dalle biglie, non... hanno questa sensibilità, le conoscono da una vita, hanno una sensibilità diversa con queste biglie, li vedi anche nei trattamenti, anche il traversino di prima. Intanto nota di merito per Andrea, anche qua con la mezza stecca, trovare la palla piena, li vedi anche nelle corse. Pensa al traversino che ha rinunciato in luogo del calcio. Tu hai visto una palla completamente disegnata, cioè proporzione di forza perfetta. Via, si vede. Sì, secondo sì, me è un altro sì, gioco, via. Si domano di più. E la risposta di Michelangelo Agnello a intestare, bravissimo Michi. Solo 16 punti per Michelangelo Agnello, però una buona conclusione per il campione di Mola di Bari. 2:48-82, parziale abbastanza impietoso, ma Agnello... Ha fatto praticamente quello che c'era sul tavolo. E Quarta ancora sul rosso, ancora 36. È partito da una sequenza su una perfezione di Michelangelo sull'angolo a ingaruffare. Gli ha messo due palle al centro, ha tirato la garuffa. Ho trovato la categoria per questi due giocatori. Dovrebbero essere considerati patrimonio dell'umanità, secondo me, perché che fanno vedere un biliardo da... Cos'è che sta dicendo? No, ho detto una cosa a Fabian per il replay. Sottosponda, Andrea Quarta. Raddrizzata di Filotto, no, 100, no, amplena, no. Andrea Quarta, leggermente strike, corta per il pallino. Da manicomio Andrea Quarta. Questo è finto. Con questo non si può giocare. Questo è finto. Dai Michi, fagli vedere anche tu quello che sai fare, almeno ci deprimiamo tutti. Chiaramente non c'è tifo, perché vorremmo che facessero sempre tutte e due il perfetto, quindi. Sponde palla di intestare di parabola per Agnello, che la centra. La risposta, ma ancora 16. Ronza intorno al castello come una zanzara, ma non abbatte mai i birilli che contano. Quindi proprio per un niente non ha fatto, non ti dico gli stessi pieni di Quarta, ma insomma... Il suo punteggio poteva essere molto più importante. Sì, ho detto 100 perché il 100 da tutti i doppi, no, ancora sui Birilli. Non ha sbagliato una steccata. Sarebbe da capire la media tiro. Non abbiamo contato i tiri, purtroppo. Allora, dopo vediamo se contiamo quanti tiri Quarta ha fatto senza marcare, perché le marcature ce le ho scritte tutte. Se
Sì, ma non tanti di più. La Garuffa dove ha diviso, ma non tanti di più. Michelangelo in apertura. 8 tiri a marcare. 20 li ha bevuti Agnello. 8 tiri a marcare, 20 li ha bevuti Agnello. Boh, saranno 10 tiri. Quant'è di gioco in questo momento? Ah, un quarto d'ora. Bricolla per quarta che batte a 3,70. Qui quarta fa solo il pallino. Solo 12. 12 minuti di partita, 3,82. Diciamo che le 9 euro investite da Dario Del Gobbo per questa wifi aerea per vedersi quarta Agnello. Tanto la Pasciarotti. No, guarda che bella anche Agnello, questa, bravissimo Agnello. È solo 4 purtroppo per lui. Sì, sì, la differenza fondamentalmente l'ha fatta anche il tenore delle marcature, perché non che Michelangelo gli abbia sbagliato dietro. No, ma ha marcato Michelangelo, ha marcato 6-7 volte come quarta, solamente sempre 4-16 in accosto? No, sì, in accosto. Attenzione, passo falso per quarta. Va dentro con la sua, regala 36 punti ad Agnello. Che piuttosto che non abbattere i birilli, piuttosto li deve, ma li deve fare. Sì, un 36 probabilmente solo per le statistiche. Angolo di passaggio, arrivo dietro al pallino per Michelangelo Agnello. Che bella anche questa. Guardate che bellezza questa esecuzione. Bricolla molto impegnativa con la stecca leggermente sollevata per Andrea Quarta. E la lascia lì. La lascia. Non che sia un danno gravissimo alla Goriziana. Sì, anche perché... Fai vedere, Mirko, per cortesia, il replay dell'angolo di passaggio di Michelangelo Agnello, perché è veramente un bel gesto tecnico considerando anche la scomodità di partenza. Michelangelo via il filotto. Non evita di impattare il pallino poi con l'avversaria. Eccolo qua, nel two box replay su quest'angolo di passaggio a cercare l'interferenza di pallino poi. Bellissima questa manovra di Michelangelo Agnello che gli ha consentito di guadagnare una biglia libera purtroppo in un momento dove la partita... Qui secondo te tira sventaglino o filotto di seconda? Tira un po' quello che vuoi, tira un po'. Mi prenderei due passaggi, ma cioè, è buono anche il pallino sulla sventagliena. Insomma, qualsiasi grazie, cosa, Andrea, tanto, siamo a chiedere. Tanto Quarta le fa tutte. 26 e chiude Andrea Quarta il primo set devastante. Pubblicità per noi. Poco meno di 30, siamo sulla media 28. 37,09 senza punti vuoti, sì, perché quello è chiaro. Sì, mettici 15 steccate, considera anche 15 steccate se ci siamo dimenticati qualcosa. Stavamo considerando la media di Andrea Quarta, stiamo parlando di una media da 30 a tiro che... Sì, poco meno di 30, cioè è praticamente devastante. Sì, cioè è una media superiore a tutti i doppi. Sì, ecco. Ma posso dirla alla Toscana? Prima voi vi stavate dicendo qualcosa. Io devo aver detto qualche bischerata di sicuro. No, non era riferito a te, era riferito a,
sul numero dei replay, perché io e Fabian ci dobbiamo coordinare quando chiamo replay. Tanto Aniello si presenta al meglio in questo secondo set. Bra- 36 punti. Sono arrivato dopo i fuochi, come si dice. Angolo per quarta. Assegna alla palla avversaria la forza dell'angolo, una bella diagonale anche in questo caso. Arbitro dell'incontro, l'abbiamo presentato, Nicola Di Turi. Sempre presente, Nicola. Arbitro delle grandi occasioni. Eccolo qua. Si è fatto crescere questa barba, eh? Sta bene, sta proprio bene, Nick. L'occhiale, eh? Guarda che stile, sempre cambiato l'occhiale. Eh? Sì. Gancio per Aniello, rimpalla. Una buona notizia per il campione di Mola di Bari. No. Qua Andrea, qua tiri la divisione, vero? Sì. Pelo di palla di quarta, Tutto biliardo è la sua parchetta. Insomma, non è banale neanche quando tira la divisione, Andrea. Guardate dove ha messo la sua biglia. Che depressione. Ma io cosa ho partecipato a fare a questo campionato? Vabbè, per imparare. No, imparare imparo qui. Lo guardo sempre quarta. Appoggio di Michelangelo Aniello. Qui secondo me è un po' fortunato, sì. Cercava da dall'alto, la partita più stretta. Vediamo se gli gioca il traversino di mezzo colpo a sfilare di prima. Il colpettino. La sua che gioca solo la gialla, Gianluca, no? Ah, può giocare tutte e due. No, questo. Ah, di colpettino, cioè giocando solo la gialla, sì, cioè, a questo modo. Poteva... per fare il disegno invece lì gli ha dato il colpettino spingendo, gli dà il mezzo colpo, la sua si ammazza un po' di più, batte la corte e si mette a colla sulla lunga, insomma l'ha un po' staccata in effetti. Abbiamo detto che siamo a chiedere, allora sì, chiediamo, certo. 3 di calcio per Michelangelo Aniello, 36 pari lo score del secondo set. Michelangelo sul largo sfiora il pallino, apre in diagonale le biglie. C'è una bricolla adesso per Andrea Quarta. Vediamo con che forza, con che intenzione. Ma penso sia ancora uno di quei settori che Quarta attaccherà di misura. E guarda un po', ha già trovato lo scivolamento anche della lunga. Da manicomio Andrea Quarta. Favoloso. Lì dietro poi una forza. Via ragazzi, ma come, cioè, ha percepito lo scivolamento anche a questa forza dopo aver lasciato una bricolla tutto biliardo partendo dalla buca? No, attaccata a sponda. Michelangelo al volo a rompere questa posizione di tre, rimpalla, non difende. Lo può ancora attaccare quarta, vediamo come. C'è possibilità di giro a riportare, c'è possibilità di striscio. Decide di giocare il giro, penso. No, striscio, quando lo vedo puntare con l'anello, sai, Andrea. Striscio ha giocato in modo impeccabile ancora una volta. 26 punti. Per il campione salentino. E adesso Aniello di colpo dalla lunga probabilmente. No, ce l'ha ancora. Allora ci va di Duomo di tre, l'ingresso di tre non esiste così. Duomo di tre, bravissimo. Bella uscita, bravo Michelangelo.
Sì, se ci metti le marcature in queste esecuzioni di Michelangelo, comunque sai cos'è, cosa ti batte nel cervello se sei Agnello, perché in qualunque modo non hai difesa, modo di dover mettergli. Questa giocata benissimo e dici, ma se mi schianta dentro questa garuffa, cioè può fare 100 a tutti i tiri, questo 50 a tutti i tiri, non guarda, hai... conoscendo si conoscono talmente bene, quante partite avranno giocato, una marea, si conoscono talmente bene che secondo me lo mettono in conto. Agnello lo mette in conto mentalmente, che lui può non sbagliargli mai, come allo stesso modo può fare Andrea, perché ha provato a subire anche le rimonte di Agnello nonostante un livello di gioco di questo tipo. Non penso abbiano, tra virgolette, timori reverenziali verso questa cosa, né paure. Comunque, livello di gioco stellare. Spaventoso. Stellare. Anche perché è una bella al di fuori della partita, è una bella goriziana, secondo me, è una splendida interpretazione del gioco della goriziana stanno dando. Quale sarebbe l'accoppiamento di quale sarebbe l'accoppiamento di questa partita, Mirko? Il vincente va a vedersela con nella parte basso a destra, Mirko. Tre di quarta sullo stretto. Questa più di così non credo ci fosse, Gianluca. Ha battuto quasi. Sì, aveva qualcosina ancora da poter trovare, ma poca roba. Anche meno. Vincente tra Consagno e Vico. Consagno Vincenzo. Sì. Consagno figlio. E ancora 16 punti per Agnello, che va vicinissimo a marcare i birilli portanti del Castello, ma sì, che sono mancati, ci sarebbe uno score diverso. Quarta di Garuffa con il ponte alto sorvolando il pallino e due atti di prosciutto. È buona presa di palla. Qui... pensavo meglio, cioè sì, pensavo si no. aprissero ancora di più di così. E qui una palla importante. Questa è una delle tante occasioni in cui peggio la prendi, meglio rimani. Sì, sono d'accordo. Dicevo, questa è un'occasione importante per Michelangelo Agnello, che può rientrare con questo tre sponde di calcio, classica posizione dell'avversaria sul largo, che consente attacco-difesa. Eccola qua! Vediamo la forza. Scrolla al rosso. Che altro è lunga, Gianluca. Io credo che sia lunga, abbia spazio di manovra quarta. Sì, sì. Spazio e anche abbondante, secondo me. Secondo te la tira forte, la tira... Uno e mezzo. Cioè, allegra. Uno e mezzo. Questa. Trovata grossa, però... l'unica volta in cui quarta può avere un po' di rammarico. Sì, capita spesso e volentieri, questo errore qua. Agnello di mezzo colpo di prima, questo angolo, un buon 20 a condurre le biglie ai vertici della diagonale, con il pallino che gli poteva offrire ancora più protezione, ma quarta credo che abbia lo spazio di manovra per arrivarci di parabola. Ti ricordi la bevuta che ha fatto con Gualemi su questa parabola? Sul pelo sul pelo difficile. Sul pelo impensabile da prendere. È stato bravo anche lì a bere. Sì. Ha fatto un capolavoro a bere. Michi
a scavare questo ingresso, adesso c'entra perfettamente con regolarità il Castello Michelangelo. E adesso, ragazzi, è forse un'altra partita. 146-140, non ci sta il campione di Mola di Bari a cedere il passo ad uno straripante Andrea Quarta. È il 3 di calcio per Andrea Quarta, questa volta è sullo stretto. Certo, guarda che tenere botta a Quarta, che è quello che ti che è esattamente quello che ti stavo dicendo prima, ma perché secondo me non è neanche nel suo pensiero, cioè sa che può essere così, gioca la sua partita e se gli dà la possibilità rientra. E intanto Aniello, fantastico Aniello, 56 punti di Garuffa. Mi hanno scritto che avevo un po' esagerato sul patrimonio dell'umanità di questi giocatori. No, lo sottoscrivo anche, non l'ho detto, scrivo proprio. Mettiamo una categoria a parte. Aniello, grandissima reazione di Miking. E adesso qualche giro a vuoto, perché è anche lui umano, per Andrea Quarta. Chi si è messo la sveglia? Guadagnato, Si è guadagnato un bello spettacolo. Di due? Penso di sì, dalla grossa a costruire una traiettoria di traversino. Sai che questa è intenzionale? Te lo dice la forza. Sì, sì. L'ha ricercata proprio dalla grossa. Anche perché conservava meglio quella posizione, chiaramente arrivato. Sì, ha giocato grossa. Essenzialmente ha trovato la forza che gli consentiva di gestire la sua. Risponde palla per Quarta, intestare, Quarta, meraviglia dentro. Di Quarta anche qua. Ancora 40 punti per il Cannibale. Adesso vanno a braccetto marcando praticamente a tutti i tiri. Penso non siamo ancora alla mezz'ora di incontro. Sì, 30 minuti di incontro, sono già alla metà del secondo set. Di parabola questa Garuffa per Aniello. Mamma che entra mia, perfettamente 16 punti, non impatta il pallino in un modo fortunato, però insomma mi permetto di dire qua il biliardo gliene poteva dare anche qualcuno di più. Effettivamente sì. Cioè, lascia andare, eh? O va di una passata e mezzo? Una e mezzo, penso. Dunque, impatta sul pallino. Una e mezzo, ha preso leggermente buon scarso. Buon impatto sul pallino per Quarta. Perché ragionavo la forza, ha dato l'una e mezzo, ha preso la scarsa è diventata, e poi l'ha fermata al pallino, l'altra è diventata un attimo più corta. Sì, meglio per Quarta concedere questa anziché una bricolla, come avrebbe concesso qualora non avesse preso il pallino con l'avversario. Qui striscio o passaggio, Gianluca? Sforza lo striscio, arrivo pallino. Vediamo se riesce a metterla dietro, no, è leggermente stretta. Che gli va di fianco. Ora quel pallino può disturbare Quarta, ma per arrivare al pallino bisognava fare una marcatura grossa, credo anche il rosso, però a Quarta un evidente problema di impostazione. E nonostante l'ora del mattino, qui deve calcolare oltre la 3.000 parabola. Dispositivi. Deve calcolare la parabola, Gianluca. Direi l'ha calcolata abbastanza bene. No, guarda, no. Sventaglina che gli ha tirato. Mamma mia, Andrea Quarta. Fa voloso Andrea Quarta. Mamma mia, che roba. Ma guarda questo. Ce la fai rivedere 8 volte, Fabian, per favore, questa. Di 3 passate, guarda come l'ha aperta e come... No. Ho detto la difficoltà che qui sbandi perché sei a stecca alta e dai, è arrivato e dai nettamente l'effetto. In curva. Secondo te come l'ha mirata questa d'angolo, mezza dentro? D'angolo. Quindi mezza dentro? Sì, mezza dentro. Guarda l'accosto di Michelangelo Aniello, cosa è riuscito
a tirare fuori, mette scomodità a Quarta, che giocherà probabilmente a cavalcioni sul biliardo, questo fianchettino. Quarta anche ieri se l'è andata a vedere benissimo questo tiro. Qua c'è quel problema, che poi ricordiamo nel frattempo che Quarta, come ci ha detto ieri nell'intervista, ha avuto una distorsione alla caviglia, quindi se lo vedete passeggiare chiaramente non in modo brillante è per quel motivo. Il fatto che se fa questo gliela mette proprio là, dietro al pallino. Non entra a sufficienza Quarta. Vediamo la forza della gialla. Il pericolo di questa palla è questo, che adesso dietro al pallino, perché penso che la sforzerà questa palla Michelangelo. Ma è quasi naturale, deve dare un po' più forte per arrivare al pallino, ma non tantissimo. Non tantissimo, sì, ha uno sforzo relativo, hai ragione. Ne è abbastanza quando si trova ancora dentro il primo diamante. Il fatto di questo aumento di forza può generare questo, cioè il fatto sì, che allarga la traiettoria. Esatto, snaturi quell'attimo la battuta. Sì, però vedi la forza, Gianluca, è non arrivare alla corta, sì. E la battuta di poco. Sì. Mezza garuffa per Quarta. Sul largo del castello, diciamo il tiro che ha meno digerito anche ieri. No, ma hanno meno digerito tutti. Sì, che hanno, però ecco, fa compagnia agli altri. Sì. Finivo in quel senso. Costringe Agnello al volo di una dalla lunga, ha creato tantissimo effetto con una battuta molto alta che ha una sua particolarità. Guarda, dopo glielo voglio chiedere a Quarta, me lo sono segnato sulla sventaglina steccalta, quello con il pallino sotto, che quantità di biglia ha mirato. Te lo dirà mai. Arrivare. Io ci provo. Ah, brava. Domandare lecito, dici. Lo chiudo in una stanza poi anche se non me lo dice in diretta me lo dirà in privato. Ciro a parificare per Quarta. Qui vediamo dove finisce la corsa, la gialla è importante, gliela proprio giocata davanti proprio al davanti, pallino snooker cinese. Ha spazio di manovra comunque Agnello. Comunque a parificare, ma la cosa bella di questo tiro che ha staccato la sua dalla lunga. Sì, dici che è intenzionale. Per forza è intenzionale Gianluca, mica puoi rischiare di perdere uno sponda palla forte. Sì, sì. Hai visto come ha vibrato e ha retratto per sì, per fa un po' mollarla. Parte della sua caratteristica. Ci mandi replay Fabian? Fa parte della sua caratteristica, ma fonderebbe di più se la voleva, se avesse voluto lasciarla vicino alla lunga. Invece intenzionalmente secondo me ha tirato proprio a staccarla. Lo vedi come l'ha mollata di a molla. Attenzione nel two box Agnello, complice la scomodità con il pallino, ha preso addirittura questa dritta al contrario, passaggio a vuoto per campione molese. All'italiana avrebbe dato più colpo per trattenerla di più, qui invece l'ha proprio mollata per staccarsi. L'ha mollata, sì. Bricolla a scavare questo ingresso. Ne trova un ingresso addirittura abbondante, Andrea. Scivola lungo. Sì, che la forza era giusta, solamente prendendo questo massimo ingresso è normale che la tua scivola lungo, ma neanche tanto comunque. No, scivola lungo per far battere una bricolla più fattibile a Daniel. Daniello anche lui sul largo. E anche questa è stata una tendenza sulle bricolle, questa sponda qua scivola. Un po' più a scivolare, sì. Da entrambi gli angoli, sì. da questo lato di destra. Abbiamo visto parecchie bricolle larghe. Poi ha un buon scivolamento anche la lunga di sinistra, ma un po' meno accentuato rispetto alla lunga di destra. Socio, la probabilità l'abbiamo fatta. Saremo pronti, però rimaniamo qua. Siamo a dei tre. Perché sennò saremo un po' durini. Sì.
No, è perché si vedono poco, perché è un biliardo che non ha queste grandissime caratteristiche. Tutti i biliardi, non esiste un biliardo che ha le sponde tutte uguali, gli angoli tutti uguali, quindi... Tre di calcio per Agnello, che lo centra perfettamente. 36 punti. Bravo Michi. Si riporta avanti. 2,62 a 2,38. Va a viaggiare bene anche questa. Quarta ne realizza 20. Qualcosa in meno per lui. Però Agnello, secondo me, ha spazio di manovra di bricolla a stecca piatta. Lo deve alzare un po'. Leggermente, proprio in virtù di quello scivolamento, è da ricreare un filo questa traiettoria. Agnello abusa di questa parabola. E ce l'aveva proprio a stecca piatta. Non si è fidato apposta perché aveva visto questo scivolamento, ma... L'impatto di colpo d'occhio, secondo me, era giusta anche a stecca piatta. Si è tutelato, chiaro. Meglio farla più stretta che larga, ma l'ha fatta stretta tanto da lasciare una tre sponde sull'altra, sempre nello stesso quadrato, partendo sull'altra sponda a quarta che scivola sul largo. E adesso propone una garuffa, Daniele. Sarà la neve che li fa giocare così bene. Ci siamo svegliati con un San Vincent imbiancato questa mattina. Quindi domani si parte con la slitta, caro socio. Garuffa intanto per Agnello in apertura. E ancora tre sponde di calcio sullo stretto. Con l'avversario sullo stretto del castello per quarta. Ok, allora quella sponda lì l'abbiamo capita. Comunque Gianlu, secondo me è cambiato un po' dall'inizio. Sì, ma guardi, perché ora va bene lo scivolamento. Ma hai dato un'occhiata alla tribuna? Eh sì, comincia a esserci un po' di gente, casomai facciamoci fare una ripresa. Vediamo se riesce a tenere a colla la battente Agnello. 26 punti. E qui a chiave questa forza. E credo sia rimasto dentro dal pad dello sponda palla, cioè Luca. Vediamo con... Rimasto abbondantemente dentro. Dallo sponda palla, dici, eh? Sì, sì. Secondo me non ce la... Faccela vedere dal vivo. Anzi, lascia questa. Qui la deve proprio mollare per arrivarci. Ma l'ha mollata bene. La vedevo, ce l'aveva abbondante Nico. Ce l'aveva, dallo strato, allora non riuscivo a percepirla. L'ho vista poco dalla frontale. E si va a braccetto intorno ai 300. Che bella partita stanno giocando. Questo è il più bel set forse che hanno giocato la Goriziana nelle numerose sfide che hanno giocato. No, ecco, non so, non ricordo un precedente a Goriziana tra di loro. A semplice doppi neanch'io. Io sarei curioso, ti dico la verità, Nico, di vedere la Bella. Ecco, la Bella la vorrei vedere, ma per come si potrebbe sviluppare la Bella. E intanto Agnello fa, penso, il massimo. Non credo che sia d'accordo con te, quarta, però... No. Andato a prendere un sorsino giusto per vedere a quanto arriviamo. Andiamo come a prendere Andrea a vedere. Spettatori, siamo eccola messi lì abbastanza bene. Siamo a 3.000, Fabian. Allora, ragazzi, 3.400, condividete il filmato sui vostri profili. 3.500. Sulle vostre chat del biliardo. L'unico da solo, diciamo, di che è Dario Del Gobbo in aria, ma lo perdoniamo. Però lo starà facendo vedere agli altri dell'aereo. Sì, sì, sicuramente ha fatto mettere la televisione in aereo. Quarta gira a ringaruffare, 28 punti, forse rimarrà corto, però sono sempre 28 che mette al tabellone. Ed è lui a passare per primo quota 300. Deve
assolutamente rimanere agganciato a Agnello. Qui va allargato Gianluca se lo tira a ringaruffare, è un po' stato leggermente stretto. Sì, leggermente, infatti si è, si è spostato, però la manovra essenziale di questo tiro era questa, cioè quella di riuscire ad attaccarsi a sponda. Però vedeva anche, cioè si doveva spostare, lo doveva correggere un po' troppo Gianluca per fare i birilli dell'italiana, ti torna? Non so, sì, non ci poteva stare, era un po' al limite di scelta, secondo me ci poteva stare anche ad andare avanti. Infatti era sostanzialmente quello che ti stavo chiedendo quando... Sì, sì. Confidava magari un po' più di scivolamento Michelangelo al volo. È una buona presa di palla per quarta, una ottima presa di palla, conserva 30 punti di vantaggio il Cannibale. Eccola lì la Dina, la moglie di Michelangelo Agnello, apparentemente tranquilla. No, neanche apparentemente. Ma... Michi cerca di far rientrare questa garuffa, questo potrebbe essere un virtuale match point, perché se gli centra questo pieno gliele mette a posto. Filotta a incrociare sulla linea di passaggio delle biglie, passerà prima la bianca. Prima ha fatto 50, il centro di tutti i doppi. E adesso vediamo quanti ne realizza, se rientra sul 46 ne fa 44, quarta. Impeccabile anche in questa occasione. Vediamo se qua Michelangelo gli gioca il duomo di tre, andare a giocare a nascondino con il pallino. Perché no. La brutta notizia per Agnello è che qua rimarrà intorno al pallino e quarta con questo, attenzione, rimpallo pieno. Quarta, giro ad andare avanti per lui. ...34 a chiudere, quarta, ne realizza 18. Ecco, questo secondo me era la figura del tiro che doveva tirare Agnello. Aveva anche la possibilità lui con quella diagonale di spostarsi dal centro, perché nasceva da un diamante più verso la buca, la palla avversaria. Forse un po' di rammarico per quella, sì, per quella quel scelta. Giro lì, sì. Ora. Perché è quello che praticamente non l'ha fatto, erano pari su per giù sotto i 300. Esatto, poi c'è il stato momento lo strappo. Qui non è rimasto attaccato a quarta. Questa si mette per 16, Andrea. E qui accosteresti? Sì, io, ma penso anche lui, come non detto. Ha visto la figura per il pallino da 4, però se le prendi proprio tutte così come ti passa per la testa, non ce n'è. Cioè qui nei sogni c'era, no, questo pallino con la sì, tua. Sì, dai, era... E ora è scaccomato. Anche non nei sogni esisteva. Però insomma non è mica il biliardo che ha in casa. Ah, non sai, non non se l'è, sembrerebbe che se lo sia portato da casa. E il fatto è che qui è scaccomatto, cioè quindi qui Agnello si leva da sto pallino. No, deve tirare solo Steola, Gianluca. Steola di pelissimo. Se no rimani lì, Cioè io tanto hai perso, provi la Steola. Ah, sì. Cioè, sperare in questo combination è roba dura, Evidentemente ci ha visto una figura, sono andato a guardare. Cioè, tiri a non prenderla di pelo, se fai Steola bene, se no tanto hai perso lo stesso al tiro dopo. Match ball per quarta. E chiude Andrea quarta in bellezza, signori, tutti in piedi per questo meraviglioso campione. Mamma mia,
che fa voloso Andrea Quarta, una partita da sogni. Guardate il finale corsa, inquadra un attimino il biliardo, inquadra dove si era messa la palla, cioè, non l'abbiamo enfatizzata perché era l'ultimo tiro, guardate gli ha tirato di chiusura. Ma insomma, andiamo adesso, Nicola andrà a sentire Gigrobo d'acciaio e Uforobo di sotto, che cosa vediamo, che cosa ne dicono, se mi dice che quantità di biglia mirata su quella sventagliera. Sì, qui varrebbe la pena anche di passare qualche highlights, Fabian, perché ci sono tante belle immagini da proporre. Un Quarta comunque dalle immagini un po' sofferente. 50 minuti o poco più di incontro, parte tutto da questo tiro di Agnello, la sequenza mortifera di Quarta, e guardate Agnello che aveva giocato assolutamente in modo fantastico questa palla. Da qui nasce una sequenza che fa chiudere il primo set in 15 steccate al campione salentino. Ancora highlights, intanto che Nicola arriva in box di intervista. Mi viene in mente una canzone di Ligabue, ho perso le parole. Ecco, questi due giocatori ci hanno fatto davvero perdere le parole. Questo è quello che vi dicevo, quel traversino che secondo me è anche un merito di queste biglie che gioco forza lavorano diverse dalle altre. Questo è quell'appoggio da manicomio di Andrea Quarta. E qui, quando ho detto 100 a tutti i doppi, ma 50 alla Goriziana, si prende anche questo piccolo record Andrea Quarta. Un bellissimo angolo questo, abbiamo visto più volte nel replay di Michelangelo Agnello, anche a set compromesso, ma Michi ci ha regalato anche questa bella esecuzione, la chiusura del primo set. E allora ecco Nicola Biondi con Michelangelo Agnello. Ciao Michi. Allora, che dire, Michelangelo? Il primo set praticamente non è che tu abbia commesso degli errori, anzi hai fatto anche molte marcature, però sempre 4, 16, sempre sui minimi. Andrea devastante, davvero incontenibile, ha fatto tutti i piani. Il secondo set si è rimasto sempre lì, la chiave forse è stata un giro di prima in cui è venuto troppo stretto, però insomma eri rimasto bene, quindi non riesco a trovare la chiave. No, dove... no, la chiave l'hai detta tu, al primo set lui è partito di sponda, ha fatto sempre i massimi, quindi ha fatto, se non sbaglio, 3 tiri erano 200-0. Sì. Io non gli ho fatto mai vedere una palla, io me ne sono uscito da tutte parti, io stavo benissimo. Cioè, infatti io non ho commesso errori, tu hai detto ho sbagliato l'ultimo giro, non è che l'ho sbagliato, l'ho spaccata la biglia, solo che non mi ha allargato sulla terza e... Vabbè, ma lì hai perso contatto, ma comunque l'hai sempre mandata al volo con la tua biglia attaccata. Ma appunto, purtroppo quando lui gioca sempre a volo e tu non tiri mai, quindi lui, merito a lui, le ultime volte ho avuto la meglio io e... Lui me l'aspettavo che doveva giocare così. Comunque, Michi, insomma, vai. Posso farti una domanda? Sento, Gianluca. Chiedo a Fabian se alza un po' più il volume del televisore. Mi sentite adesso? Sì, un po'. Un po' meglio. No, ti volevo chiedere proprio del giro che ha detto Nicola. Avevi anche la possibilità di batterlo ad andare avanti o hai scelto in questo senso proprio per rimandarlo al volo? No, l'ho scelto proprio per attaccare la mia lì e per mandarlo a volo.
perché se vado avanti non so la mia dove si ferma. Lui ogni volta che gli lasciavo lo spiraglio da dietro mi faceva sempre i massimi. Che cosa, cioè, io ho giocato bene. Lui nella seconda è stato più, diciamo, umano, e e io gli ho tenuto testa fino a, sui 300 pari, insomma, aspettavo un suo passo falso sulle biglie a volo, però così non è stato, va bene così. Comunque non doveva essere questa la i sedicesimi di finale, questo è. Questo sicuramente. In commento ho detto che bisognava crearvi una categoria a parte. Non ti sento bene. In commento ti diceva Gianluca che deve essere creata una categoria a parte per voi due, patrimonio dell'umanità. Va bene, tutti aspettano questa partita. Io me l'aspettavo un po' più avanti, però è andata. Non la speravi un po' più avanti. No, vabbè, è andata così comunque. Va bene, allora ti congediamo, ti facciamo l'in bocca al lupo per il proseguo della manifestazione di tutta la stagione. Questa è finita. Ci rivediamo il prossimo anno. Questa maratona è finita. Ci rivediamo il prossimo anno sicuramente a Salerno, insomma, e se continuerai a giocare così, insomma, dovrai trovare un quarta in questo formato per andare a casa. Sì, sì, vabbè, uscire da San Benzan perdendo con Andrea non è un disonore, quindi ho fatto un bel percorso, ieri... Tre incontri sono stati anche quelli devastanti. La prima durissima la partita. La prima con Coppa Pass. Questa gara è anche in base al sorteggio, come peschi. L'ha detto sempre Gianluca. Tu l'avete sempre. Ieri ho sentito il tuo commento anche che per vincere San Vincent ci devono essere tante componenti. Qualche sfumatura a favore nel sorteggio. Così capitare in una parte di tabellone che magari non dico che devono essere tutti a spingere, però a spingere non c'è niente, perché si può perdere con tutti, però partire con il piede giusto, qua ci sono punti importanti per il campionato italiano, quindi però sono contentissimo del livello di gioco che sto esprimendo e niente, devo incontrare sempre Andrea Quarta così per vincere. Tra l'altro ieri la partita precedente che ti ha fatto arrivare a giocare con Quarta hai giocato con un Giachetti, che Giachetti è semplice, doppi è temibilissimo. Ma con Sandro io mi diverto veramente a giocare a biliardo, perché lui è proprio un giocatore di semplice doppi, cioè non sottovaluta niente. Tra l'altro siamo amici, c'è grandissimo rispetto e mi diverto e mi esprimo sempre al meglio con lui. Allora, complimenti in bocca al lupo e grazie. Tanti auguri e grazie. Ci vediamo l'anno prossimo. Ciao a tutti, ciao. Ciao Michi. Ciao, ciao Gianluca. E adesso attendiamo Andrea, che giustamente ha un passo un pochino più cadenzato rispetto a Michelangelo. Eccolo lì, è arrivato Andrea Ufo Robò Quarta. Buongiorno a tutti. Ciao, buongiorno a tutti. Allora, ieri pensavamo di aver visto uno spettacolo quasi inarrivabile, però oggi ti comunico la media che hai fatto nel primo set. Infatti. 28. È buono, dai. Praticamente Andrea e loro giocavano a Goriziana e tu giocavi a tutti doppi. Ah, ok, buono. No, comunque la prima l'ho giocata bene. Poi, come ha detto Michelangelo Agnello, sono entrato sempre nei massimi. Bricolla, sai, la Garuffa quando eravamo già 32-0, se non sbaglio, gli ho fatto 68. Sì. Sai, la Garuffa ci sta anche a far 12-28, no? Sì. Però, era il primo replay, però giocavo bene e mi premiava che andavo nei massimi, cioè non è che dico sono stato fortunato, attenzione, dico che ho giocato bene, la palla mi premiava. Allora ti devo fare una domanda, questa me la devi dire assolutamente. Allora mi mandi il replay numero 8, Fabian, e aspetta a partire. Io mi alzo perché ho male. Sì, fai. Se sono seduto è peggio. Hai tirato questa sventaglina, tre passate, quindi filotto di prima. Per arrivare a prendere la porzione giusta, qui che porzione hai mirato? Allora, guarda, io Nicola ti dico la verità. Mi è successa a Torre dell'Orso un tiro del genere che io non presi palla. Con Scorza. Sì, con Natalino Scorza, sì, bravo.
siccome che sono un po' testone nella mia vita, se non ci credo a tante cose. E ci ho provato di nuovo, lo so che ho di nuovo quella quantità lì di biglia, che è più facile rilasciarla un'altra volta, però ho detto lo devo giocare. Ma però, cioè, nel senso, che porzione hai mirato? Hai mirato metà palla di dentro? Sì, ho calcolato tutto, sì, ho puntato palla piena, la mia stecca non gira tanto, non gira tanto. Ho capito. No. Allora l'ho presa. Manda replay, Fabio, facciamoglielo rivedere come cosa ha combinato su questo. Sì, sì. Questa è una roba da ma manicomio. Vi dico, ho pensato a quello, eh. Ho pensato quando non ho preso palla con Natalino scorsa. Beh, me la ricordo. Ho bevuto 10, 8 e 2, 10 palle in mano. Io me la ricordo. Te la ricordi meglio di tutti. Infatti sul tiro ho detto niente, io devo giocare così. Poi se non la riprendo, pazienza, ci riproverò. Però è così, sono così. Gianluca, hai delle considerazioni? Con lui l'ho spaccata. No, una considerazione per i nostri amici che ci stanno ascoltando. Pensate che Andrea Quarta, giusto perché il biliardo è fatto di memoria, sta parlando di una finalissima, di una BTP, di un allora BTP del 2011. Quindi non è sì. Proprio l'altro giorno. E questo ti fa sicuramente merito, Andrea, quello di avere un'ottima memoria anche. Grazie, grazie Gianluca. Allora Andrea, ti lascio andare a riposare perché la giornata è lunga, almeno ti auguro che sia molto Speriamo. Lunga e le tue condizioni devono essere conservate al meglio. Prendo un antidolorifico, vediamo se si va meglio. Complimenti. Grazie. Ancora. Bravo Andrea. Grazie. Ciao, ciao a tutti. Ciao. No, ma mi piace risottolineare, Nico, ti rendi conto cosa ha detto? Questa è una palla che ho giocato 11 anni fa, in quell'occasione volevo capire. Ma tra l'altro proprio Gianluca era proprio da quel lato, era sì, proprio sì, da ma quel me lato. La ricordo, era con l'effetto a sinistra, me la ricordo benissimo anch'io. Assolutamente, ero lì, no, quindi me lo ricordo benissimo. Il fatto che quando si dice di questi campioni, a parte il fatto che anche se la vogliamo considerare dal punto di vista della scelta, Nico, si è sempre detto, no? Le scelte dalla seggiola si possono considerare, non neanche giudicare, magari criticare, però la scelta di un fuoriclasse non si giudica mai, nel senso, è la scelta di un fuoriclasse. Assolutamente sì, poi soprattutto qui più che mai c'è il coraggio di una scelta, anche con il passato vissuto su un errore grave, no? che a quei tempi fece, tra l'altro credo vinse lo stesso, nonostante sì, da 2-0 scorsa 3-2 vinse lui. Sì. Però insomma è il coraggio di una scelta, quindi quando un giocatore ha coraggio va premiato. E poi il biliardo vive di sensazioni, cioè quindi le scelte sì, si possono giudicare, perlomeno quelle un pochino più evidenti, però si può giudicare una scelta che è completamente sbagliata data da un momento di tensione, vedi che non è un giocatore in un momento di mancata lucidità, però qui Quarta è un Quarta con le lampadine accese e quindi giustamente in quel momento si è preso il coraggio di decidere in quel modo e il biliardo l'ha premiato. Sì, sì, assolutamente una scelta, secondo me va... Bisogna capirne i motivi, ecco, per non giudicarla, ma capirne i motivi anche di una scelta o di un errore. Questo comunque bellissimo, è bellissimo Gianluca che un giocatore come Quarta, che ha vinto tante gare, ha una memoria storica, è proprio questa memoria storica che lo porterà a vincere sempre di più, perché sì. si ricorda assolutamente tutto, e secondo me non è uno neanche tanto che si riguarda, ce l'aveva confidato anche sì. Su altre interviste, e non riguardandosi secondo me aumenta ancora di più la sua memoria, cioè stimola ancora di più la sua memoria a stare sempre lì concentrata, perché sai, uno dice vabbè tanto poi me la riguardo con calma, però non l'alleni mai, e lui la memoria l'allena non riguardandosi, nonostante sul web ci siano centinaia e centinaia qualche di sue partite. Qualche sì. Partita c'è di Quarta. Allora noi speriamo di avervi, anzi siamo sicuri, non speriamo, non facciamo i modesti, di avervi regalato un bello spettacolo. Questi due campioni hanno fatto un qualcosa di veramente eccezionale, speriamo anche che nel proseguo della giornata ci siano incontri, ora a questo livello ce lo auguriamo, però mi sembra un livello di asticella molto alto.
No, e vi diamo l'appuntamento a tra poco, vi comunicheremo sempre tramite i social Facebook e Instagram quale sarà la prossima partita. Noi non ci muoviamo di qua, Nicola salirà semplicemente le scale. Vi aspettiamo ancora più numerosi qui su Billiard Channel, il canale del biliardo. A tra poco. Thank you.